pensavo e ci speravo veramente tanto di essere anch'io fra i primi, cioè a far la finale, quindi purtroppo non ci sono riuscito. Questa esperienza mi ha lasciato tantissimo, sia dal punto di vista culinario, ma soprattutto dal punto di vista anche umano, caratteriale. Sono ancora, mi sento ancora più forte, deciso e non mi fermerà più nessuno. Per me il terzo posto non riesco ad accettarlo, perché penso che la finale me la sarei meritata assolutamente anche io. Per quello che ho dimostrato, non per fantasie strane, ma per i piatti che ho fatto dall'inizio. Ho sbagliato, diciamo che l'uovo poteva essere dritto invece che essere messo storto. Poi per gli altri piatti non posso recriminare assolutamente niente. Anche l'uovo dal punto di vista del gusto, secondo me, c'era tutto e è stata una questione particolare, penso. All'inizio Antonio Klugman era un po' un oggetto misterioso, una persona misteriosa, perché non era mai, quasi mai apparsa in televisione o non aveva mai partecipato ad alcun programma. Quindi l'ho rivalutata assolutamente. Pensavo fosse una persona dura, cioè nel senso decisa, però in realtà è una persona molto dolce, che ti sa spiegare, ti sa addirittura insegnare anche durante le esterne, una mano ce l'ha sempre data. Io avrei voluto cucinare il piatto di Valerio, quella dove c'era l'anatra, invece io ho dovuto cucinare il risotto e purtroppo sono andato addirittura tra i peggiori, rischiando anche l'eliminazione con il mio grande amico Stefano. E l'anatra sì, è uno di quegli ingredienti che mi piacciono tantissimo cucinare, quindi avrei voluto indubbiamente provare a mettermi alla prova anche con quel piatto, visto che Valerio fa dei piatti molto elaborati, quindi bella sfida sarebbe stata. La mia più grande recriminazione è essere arrivato in finale. Nel mio futuro indubbiamente ci sarà la cucina, poi perché no vorrei essere un imprenditore a tutto tondo, come ho detto, quindi cercare di avere magari degli sbocchi anche dal punto di vista della moda e perché no avere anche sicuramente un ristorante mio, il primo obiettivo è quello. Con Bastien c'avevo un rapporto un po' così, perché entrambi abbiamo caratteri molto forti, decisi e ci siamo scontrati più volte. Poi in quell'occasione lì sono stato un pochino zitto, perché giustamente davanti a delle presenze, dei monumenti così, non puoi neanche rispondere più di tanto per il solo rispetto che devi portargli. Però non ho avuto modo di chiedergli alcunché. E vorrei anche sbagliare da solo, nel senso provare a fare qualcosa e perché no sbagliare, assolutamente.